Ciao a tutti, sono Thomas, come sempre bentornati su Live Play Rock. Ma lo sai cos'è la funzione Rig X Fade Time? No? Ascolta qui. Fermo lì, prima di tutto iscriviti al mio canale. Una volta acceso il camper, andiamo a premere il pulsante System. Così facendo entriamo nelle impostazioni del camper e muovendoci con il pulsante Page andiamo alla pagina numero 4. Questa pagina si chiama Audio Setup e all'interno c'è il parametro chiamato Rig X Fade Time. Sai cos'è? È una interessante funzione che permette, durante lo switch tra un suono e l'altro, di mantenere un minimo di suono dal rig precedente. Facciamo un esempio semplicissimo. Se stai suonando un assolo con delay reverbero, ad esempio, e poi premi sul rig della ritmica, con un suono crunch senza altri effetti, in base a come è settato questo parametro, avrai la possibilità di mantenere, per magari alcuni decimi di secondo, il suono precedente, per un passaggio meno drastico e più morbido tra un rig e l'altro. Il nome X Fade Time, infatti, rende bene l'idea. Il suono precedente cala leggermente per far subentrare il nuovo suono in arrivo. Camper ti lascia impostare quanto vuoi far durare in più il suono precedente su quello successivo. Attenzione però, più aumenti il tempo e più potresti rallentare il lavoro della macchina. Perciò ti consiglio di stare tra lo 0,5 e l'1,5 per stare sereni. Una volta settato, fai tutte le prove in base alle tue esigenze e trovato il tuo parametro, puoi premere su Exit e tutto sarà salvato in automatico. Continua la tua esperienza sul sito cliccando sul link qui sotto in descrizione e ricordati, se non l'hai ancora fatto, iscriviti. Grazie mille per l'attenzione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ti aspetto online, ciao!